Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla di regali di Natale, perché sì, Natale non ce ne siamo accorti magari, ma è proprio dietro l'angolo, è veramente quasi arrivato. E ormai c'è rimasto poco tempo per fare i regalini di Natale e se iniziate a farli da adesso, non arrivate il 24 che state con l'acqua alla gola e dovete correre per negozi quando mille persone allo stesso tempo corrono nei negozi. Quello che ho fatto io è stato raccogliere tante idee regalo, così ve le posso dire qui in questo video oggi, e sono andata in giro su tantissimi siti diversi per dirvi dove trovare le migliori occasioni, i regali più carini, così non dovete perdere tempo a farlo voi, in poche parole. Se vi piace il trucco che indosso in questo momento, non mi chiedete che cosa indosso, ho fatto il tutorial, ma siccome qui sotto vi devo linkare tantissime cose, quindi, tra parentesi, vi dico già che tutto quello che dirò all'interno del video è scritto qui sotto nell'info box. Nell'info box vi metterò il link del video, cioè del tutorial di questo trucco, ve lo metto anche qui, così potete direttamente andarlo a vedere e appunto non mi entra tutto qui sotto. Iniziamo subito, ci saranno sia idee regalo di beauty sia idee regalo non di beauty. Ho cercato di fare un po' un mix, ovviamente mantenendomi sul mio stile. Prima cosa di cui voglio parlarvi è soprattutto se avete un budget più basso, quindi dite oddio, voglio regalare qualcosa di trucco, però dove mi giro, sono sopra i, non lo so, i 70 euro per un cofanetto, quindi non so dove sbattere la testa. Andate su Revolution Beauty, che è praticamente il sito inglese di Makeup Revolution, che è super fornito. Non acquistate su quello italiano che ha molte cose in meno, a questo almeno è il mio consiglio. Andate appunto su Revolution Beauty, ci sono tantissimi cofanetti di Natale, ci sono di qualsiasi prezzo, quindi sia sopra i 100 euro sia intorno ai 15-18 euro. Se non sapete che cosa regalare, appunto vi ripeto, magari il budget è ristretto, però volete fare comunque un regalo carino, vi consiglio di andare su questo sito. Seconda cosa che voglio consigliarvi, siccome non so per quale motivo, ma a Natale tantissimi tendono a regalare dei set di pennelli. Credo sia una di quelle cose che alcune persone non comprano mai durante l'anno, però poi richiedono a Natale, o comunque è un'idea regalo che ci viene a Natale. Siccome tanti negozi fanno tanti kit davvero brutti per Natale, che costano anche tanto, voglio darvi un piccolo consiglio, ancora una volta, se il vostro budget è abbastanza ristretto. Il set di pennelli o i set di pennelli in generale che vi consiglio di guardare sono quelli di BH Cosmetics, li trovate sul sito di Beauty Bay. Questo set di pennelli io lo sto adorando follemente, mi piace davvero tantissimo, la qualità dei pennelli è molto molto alta. Non mi ricordo quanti pennelli sono in totale perché non so neanche se li ho presi tutti. Comunque sono all'incirca 15 pennelli, qualcosa del genere, forse anche, vabbè, più o meno, insomma, quella è la cifra. Il prezzo sta intorno ai 27-28 euro. Non mi sembra per niente male per un set di pennelli super completo. In generale, se cercate dei buoni set di pennelli comunque ad un buon prezzo, guardate tra quelli di BH Cosmetics. Ci sono in realtà di tutte le fasce, quindi se volete dei set di pennelli più economici li trovate, se volete dei set di pennelli più costosi trovate anche quelli. Terzo regalo che voglio consigliarvi è una cosa che a me piacerebbe tantissimo ricevere perché li sto adorando follemente. Sono gli orologi di Daniel Wellington. Sono contentissima di collaborare con questo brand perché i loro orologi mi piacciono davvero tantissimo. Uno è questo che indosso in questo momento, che è nero con il quadrante scuro e come si dice, il contorno dorato, c'è anche il contorno argentato. Quelli che prendo io sono quelli con il quadrante da 32 mm, che è quello più grande. Lo fanno anche più piccolino, a me piace il quadrante più grande. Vi faccio vedere tutta la mia collezione. Questo è l'altro che praticamente è oro con il quadrante bianco. Questo è l'altro con il quadrante bianco e il cinturino marroncino. E poi ho due cinturini di ricambio, che sono questi qui, uno in pelle bianca e uno in tipo stoffa nero. Sul loro sito, che è danielwellington.com, mi sembra, comunque ve lo lascio scritto come vi ho detto per tutte le altre cose qui sotto, ci sono anche dei cofanetti regalo, quindi magari allo stesso prezzo del singolo orologio riuscite ad avere un bel cofanetto con un cinturino di ricambio. Per questa cosa ho anche lo sconto del 15%, il codice è GiuliaB. Anche questo ve lo lascio scritto qui sotto, così non vi confondete con tutte le cose che vi dico in questo video. Prossime idee regalo si trovano sul sito di Sephora.it. Scusate se guardo in basso, ma ho qui il mio quadernino degli appunti. Su Sephora non trovo sì
Non trovo si trovino tanti cofanetti di make-up, cioè non mi ispirano poi così tanto. Piuttosto ci sono dei bellissimi cofanetti per i profumi e anche per le creme, ma su Sephora mi piacciono soprattutto i profumi, i cofanetti dei profumi. Poi io non neanche li porto, però così dando un'occhiata mi sembrano appunto quelli più carini tra i vari siti che ho guardato. Rimanendo in tema, siti di make-up, di cose un po' così, profumi, creme e robe varie, su Cult Beauty ci sono dei cofanetti di make-up molto molto carini, quindi se volete fare appunto un regalo, poi ci sono anche per diversi budget. Però se volete regalare dei cofanetti di make-up, magari dei rossetti, non so, un set di rossetti, oppure c'è mascara, matita, insomma, quelle cose che troviamo sempre, su Cult Beauty ce ne sono di molto carini. Ho trovato su Cult Beauty anche dei cofanetti di candele molto carini. Non è un'idea che può piacere a tutti, sono quelle cose che secondo me vanno regalate se sappiamo che alla persona piacciono le candele. Ora, su Cult Beauty ci sono dei cofanetti di candele un po' di tutti i prezzi, ce ne sono anche di davvero costosi, quindi anche lì può essere un regalo proprio mirato. Cioè, so che alla mia amica piacciono da impazzire le candele, quindi provo a regalargliene una più costosa e potrebbe essere un'idea regalo un po' diversa e carina, senza regalare magari le solite sciarpe, le solite cose che ci ritroviamo poi appunto a regalare tutti gli anni. Sul sito di Feel Unique, sempre per rimanere in tema, magari facciamo così a scaglioni, ci sono dei cofanetti carini anche per uomo. In particolare, siccome sono davvero pochi gli uomini che si mettono creme, cremine, usano magari detergenti sul viso, ho visto dei set molto carini di, non so come chiamarli, tipo mantenimento della barba, cioè ci sono quelle cremine per ammorbidire la barba, tipo i gel, non lo so, per fare i baffetti, quelle robe lì. Ora io non sono esperta del settore, per ovvie ragioni, però se vi può interessare ci sono anche quelli. Su Feel Unique anche lì ho trovato dei cofanetti di candele molto carini, anche lì ci sono di vari prezzi, quindi sia alla portata di tutti sia molto molto costosi, cioè ho trovato delle candele che costavano sopra i 130 euro, qualcosa del genere. Su Feel Unique ci sono molto carini anche i cofanetti per i capelli, quindi magari shampoo, balsamo e qualcosa di trattamento che può essere un olietto o non lo so, qualcos'altro per i capelli. Se sapete che una persona tiene i propri capelli, come ad esempio faccio io, quello è un regalo che io potrei molto apprezzare. Quindi dategli un occhio se avete qualche amica fissata con i capelli. In realtà non amica, anche amici, perché ci sono anche tanti uomini con i capelli lunghi che se ne prendono cura, a differenza magari della maggior parte di uomini che si vanno a fare il taglio dal parrucchiere e non gli fanno assolutamente più nulla. Sempre su Feel Unique ho trovato dei cofanetti di creme molto molto carini ed interessanti, sia per quanto riguarda le creme e il trattamento per il corpo, sia per quanto riguarda il trattamento per il viso. Quello che ho visto è che mi sembra i cofanetti fossero un pochino costosi, anche lì andate un attimo a guardare, però ce n'erano di davvero carini. Passiamo ad un'altra cosa che invece non è make-up, ma che personalmente adoro perché mi piacciono tantissime. Anche qui ho un codice sconto per voi. Mi sembra che anche qui sia Giulia B, non ne sono sicura. Sono sicura che è del 15%, comunque ve lo scrivo qui sotto ed è sul sito di Pampling. Pampling è un sito che fa tutte stampe un po' nerd, un po' che fanno ridere su, non lo so, Dragon Ball, Star Wars, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, tutte queste robe qui un po' nerd. E è carinissimo perché stampano sia le magliette, hanno i calzini, hanno gli zaini, hanno i cappelli, hanno i poster, hanno davvero un sacco di cosine carine. Se avete qualche amico, un compagno, qualche nipote che appunto sapete che gli piacciono queste cose, dategli un'occhiata perché potrebbe essere un regalo molto molto carino. Ho qui tre magliette da farvi vedere che sono quelle che ho io, sono tre t-shirt. La prima è dedicata ovviamente a Star Wars. Se non sapete chi riguarda questo tizio qui, va bene, non vi piace Star Wars. La seconda è di Dragon Ball per chi è nato diciamo all'inizio degli anni 90. Questo sarebbe un regalo pazzesco.
E poi anche questa penso che è dedicata più o meno a chi è nato agli inizi degli anni 90 ed è la maglietta di Space Jam che c'è scritto Let's Jam. Cioè queste magliette sono carinissime e le metto davvero tantissimo. Quindi se sapete che qualcuno magari può essere come me, potrebbe essere un regalo molto molto apprezzato. E ovviamente questa tipologia di regali è unisex, cioè nel senso ci sono sia cose per donne sia per uomini e ci sono anche le taglie unisex. Ritorniamo nuovamente in tema make-up. Se ci fate caso, qui ho la valigia perché ho dovuto spostare tantissime cose. Allora, qui voglio aprire una piccola barra grande parentesi, nel senso che a Natale si tendono a regalare quelle palette che hanno tantissimi colori all'interno, che magari costano anche 40-50 euro perché poi le fanno pagare quelle palette, ma che sono fatte proprio così per la stagione, cioè compratele e regalatele e non, diciamo, non ci lavorano così tanto sopra le aziende. Quindi che cosa succede? Che quegli ombretti sono davvero di bassa qualità, ok? Che ce ne sono 200 dentro. Però non si possono usare perché non si sfumano, non si prendono, non scrivono un cavolo. Sapete bene di che cosa sto parlando. Allo stesso prezzo potete prendere davvero delle bellissime palette. Quindi voglio fare una carrellata delle mie, diciamo, palette preferite. Se avevate in mente di regalare una palette, appunto, vi ripeto, siete ancora in tempo per ordinarle su internet, però fate un regalo davvero bello, cioè spendete bene i vostri soldi e chi riceverà la palette riuscirà davvero ad utilizzarla. La cosa peggiore che possiate fare è regalare, sapete, quelle palette con mille colori dentro, quelle palette che fa la pupa, non mi vorrei esporre però, è così, quelle palette che fa la pupa a Natale con tutti gli animaletti, tutte le cose carine. Per carità, sono carinissime da vedere, però poi quello che c'è dentro non si può davvero usare. Quindi vi stavo dicendo, la cosa peggiore che potete fare è regalare quelle cose, quelle palette a un amante del make-up o a una truccatrice barra truccatore. Mi è successo in passato e sono rimasta tipo, ah, grazie! Cioè, del tipo, ti sto regalando questo perché so che ti piacciono tanto i trucchi. Grazie! La cosa che poi a me dispiace è quando una persona spende i suoi soldi in una cosa che tanto io non andrò mai ad utilizzare perché quando ho queste cose non utilizzerò mai quelle. Quindi vi faccio una carrellata di palette che vale davvero la pena regalare. Così le tiro fuori a caso dalla valigia. La prima è la The Masquerade di Juvia's Place ed è questa palettina qui con metà ombretti neutri e metà ombretti colorati. Questa palette va benissimo ad un amante del make-up che si utilizza tonalità neutre ma vuole anche un po' sperimentare con i colori. Non ne parlo troppo in dettaglio, queste palette mi piacciono tutte quante, quindi ve le faccio, diciamo, semplicemente vedere molto velocemente, altrimenti questo video diventa di 45 minuti. Secondo me più o meno staremo lì. Sapete che la persona magari non porta tanti colori sugli occhi, ma gli piace fare il contouring? Prendete la Shade Light di Kat Von D, che è praticamente la palette dedicata al contouring. Sì, magari sembrerà noiosissima vista così, ma se la persona ama fare il contouring, vedrete che adorerà questa palette. Prossima palette, che è uno dei miei amori più grandi, è la Queen of Hearts di Colored Rain. Questa palette è pazzesca, è bellissima. Come vedete, ha più o meno tutte tonalità neutre con un accenno di arancione e un po' di prugna violetto. Questa palette la consiglio tantissimo a chi si trucca con tonalità neutre, però appunto vira il trucco molto spesso su un prugna o comunque aggiunge un tocco di arancione al trucco. Se la persona non utilizza queste tonalità o si trucca per dirvi sempre di, non lo so, azzurro o verde, ovviamente non fa per lei, però ce ne sono altre che potrebbero piacergli. Quest'altra palette qui, che è sempre di Color Rain, gli ombretti sono sempre fantastici come quella che vi ho fatto vedere adesso. Questa, come vedete, ha tonalità che virano di più sul verdino, sull'argento e sull'azzurro. Questa palette, al contrario dell'altra, se la persona si trucca con tonalità neutre tutti i giorni, non fategliela. Se gli vedete indossare queste tonalità, è davvero una palette bellissima. Passiamo, credo, alla mia palette preferita di tutti i tempi, la palette di Jaclyn Hill per Morphe. Questa palette potete regalarla a chiunque perché all'interno
Ha qualsiasi colore una persona necessita per truccarsi, tantissimi opachi, tantissimi shimmer, tantissimi ombretti chiari, tantissimi ombretti di transizione e anche scuri per fare degli smokey eyes e anche un accenno di colore in questa zona. Questa palette può essere regalata a, vi faccio una lista così se la persona rientra in questa lista potete regalargliela. Una persona che sta iniziando a fare il truccatore ha bisogno di una palette universale, c'è lei. Una persona che adora truccarsi, c'è lei. Una persona che ama follemente, non lo so, il trucco come me, quindi ama comprare tantissime palette diverse, sicuramente ha bisogno di lei. Una persona che sta iniziando a truccarsi e che sta imparando ancora come fare, lei è perfetta. Qualsiasi persona voi possiate pensare, questa palette è perfetta. Se non ce l'avete, se la persona non ce l'ha, dovete regalargliela. Punto. Non demordete se fino adesso non avete trovato una palette che vi piace perché ce n'ho anche altre da farvene vedere. E sono un'altra palette di Morphe che è questa qui che si chiama 39A, cioè Dare to Create. Anche questa è una palette bellissima, però come vedete è una palette che ha più tonalità colorate, se vogliamo dire così, quindi ha un po' di verdi, un po' di azzurri, un po' di rosa e arancioni. Come vedete non ha ombretti chiari, quindi una persona che ama truccarsi più scura o un po' colorata, questa palette è perfetta. Altre due palette fantastiche sono queste di Anastasia Beverly Hills. La Soft Glam è perfetta per chi ama le tonalità sul marroncino. Questa palette mi piace tantissimo, ha tonalità, diciamo, neutre barra fredde, anche se poi c'è qualche tonalità che vira leggermente più sull'arancione. Se, diciamo, una persona si trucca proprio sempre solo con marroncini, questa palette è perfetta. La Norvina, invece, è quest'altra, ha sempre tonalità neutre, ma che hanno un po' un qualcosa in più. Molto molto brillanti, quasi metallizzati, gli ombretti si applicano, cioè li applicate asciutti ma sembra come se li avete già bagnati, sono davvero bellissimi. Questa palette è dedicata a chi ama tonalità neutre ma comunque non vuole un trucco proprio piatto, qualcosa che si veda, cioè nel senso sì sono truccata neutra ma sono truccata fighissima, ecco questo è il senso di questa palette. Prossima palette, l'Androgyny di Jeffree Star, ha delle cialdine giganti. Questi ombretti si sfumano e si applicano benissimo, l'ho utilizzata per realizzare questo trucco. Anche questa palette, diciamo, ha una striscia di tonalità sul marroncino neutre e un'altra striscia che va sul blu, verde, rosso, viola, quindi anche questa è abbastanza varia, però ovviamente gli ombretti sono pochi rispetto a tante altre che vi ho fatto vedere. Ultima palette che ho da farvi vedere, tanti staranno dicendo "Ah, finalmente non ne possiamo più", la Skinny Dip di Jouer, anche questa l'ho utilizzata per il trucco di oggi. Questa palette contiene pochissimi ombretti rispetto alle altre, quindi forse tra tutte è la più costosa se paragoniamo quantità di prodotto al prezzo. Questa palette è super metallizzata, barra glitterata. Se vi piacciono gli ombretti brillanti, metallizzati, con un po' di glitter all'interno e comunque su tonalità neutre, perché non è che andiamo sul viola, azzurro o chissà quale colore. Questa palette è davvero davvero bella. Se non avete ancora trovato il regalo perfetto, non vi preoccupate perché ho ancora qualcosina da consigliarvi. Potete andare a vedere su ASOS. ASOS ha tantissimi vestiti, scarpe, sciarpe, abbigliamento in generale, ha davvero tantissime cose. Ha gli occhiali da sole, ha i gioielli, ha tantissime cose tra cui potete scegliere se vi piace un po', diciamo, il regalo classico. Altrimenti ci sono tanti regali anche un po' spiritosi, tipo c'era la tazza con il manico fatto a fenicottero, ci sono dei vasi un po' particolari, insomma ci sono tante cosine carine tra cui potete scegliere. E un'altra cosa che ho visto è che ci sono anche dei regali divertenti e un po' categorizzati, possiamo dire così, del tipo c'era una vestaglia di Harry Potter oppure c'era di Star Wars. Cioè, se sapete che alla persona piacciono questo tipo di cose, potete trovare quello che fa per lui su ASOS. Se alla persona che volete fare il regalo piacciono i gioielli e avete anche un budget non proprio bassissimo, ve lo dico, c'è un sito che io adoro follemente e prima o poi mi comprerò tutto in quel sito.
Il problema appunto è che costa un pochino, cioè non eccessivamente, sopra gli 80, però se fate, prendete qualcosa di più particolare, arrivate tranquillamente anche sopra i 150-200. Sto parlando di Missoma, è un sito che fa solo gioielli, quindi trovate anelli, collane, orecchini, bracciali. Sono bellissimi, a me piacciono tantissimo e sono molto particolari, non sono quelle cose che trovate anche in bigiotteria. Sono molto fini, non dei patacconi tipo delle collane giganti, sono tutte cose molto sottili con dei ciondolini più particolari e ci sono incastonati in questi ciondolini, in queste collane, in questi orecchini, in questi tutto insomma, ci sono anche delle pietre che a me piacciono tantissimo, quindi occhio a quel sito, magari vi ho fatto scoprire qualcosa di carino. Ultima cosa, ma non per importanza, sono i makeup organizer. Li potete trovare su Amazon e in poche parole sono dei contenitori in acrilico che servono ovviamente per contenere quello che vi pare, cioè in realtà non ci dovete mettere per forza il makeup, ci potete mettere, non so, le penne, i pennarelli per vostri figli, ci potete mettere qualsiasi cosa lì dentro. Però ovviamente sono fatti specifici per i trucchi. Se sapete che la persona ha tantissimi trucchi e non sa più dove metterli, secondo me è un'idea molto molto carina. Esistono tantissime forme diverse di questi makeup organizer. C'è la torre di rossetti, quella che gira, cioè se sapete che la persona a cui dovete fare il regalo ama i rossetti, secondo me quando vede quella torre impazzisce letteralmente. Poi ci sono degli stand che servono per tenere o dei rossetti o lucidalabbra o i fondotinta. Ci sono i cassettini dove ci potete mettere quello che vi pare, insomma potete prenderne anche diversi e stratificarli. Secondo me è un regalo molto carino per un amante del make-up. Quindi ragazzi, spero di non avervi annoiato troppo con questo video, spero che abbiate trovato qualche idea regalo carina, insomma spero di avervi aiutato come al solito in qualche modo. Non riesco neanche più a parlare perché non lo so, è mezz'ora che sto parlando, forse questo video sarà intorno ai 20-25 minuti, qualcosa del genere. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, soprattutto se lo avete guardato fino a questo momento. Ricordatevi che se il video vi è piaciuto potete sempre spolliciare lì in su oppure iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi auguro un felicissimo Natale, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!